Visto che i miei video vi stanno piacendo, i video sui funghi, oggi vi porto in una nuova avventura. Siamo nella boscaglia più fitta e stiamo andando alla ricerca del finferlò, del gallinaccio, del fungo eccellente che cresce sotto i querci, le roverelle, nelle zone boschive umide. Quindi lasciate un like, commento qui in basso e seguitemi. Eccolo qui, bisogna entrare in boschi molto fitti dove c'è molta umidità sul terreno e troviamo il nostro Cantarellus cibarius. Ve lo faccio vedere meglio. Ecco un sacco, guardate, ha questo caratteristico colore giallo crema e questa cresta che probabilmente lo identifica con un gallo, ecco perché è gallinaccio, diciamo frastagliata. Mi raccomando, non confondetelo con il falso gallinaccio, ma che è tossico, tossico. Per trovarlo i fungaioli più accaniti portano dietro un rastrello perché spesso si nasconde, come in questo caso, sotto le foglie. Vedete, questo è un esemplare piccolissimo, lo faccio vedere solo a scopo scientifico. Andiamolo a prendere ed è sotto le foglie, quindi ci vuole un rastrello che scavi al di sotto delle foglie e faccia uscire il fungo. È considerato da molti, soprattutto dagli chef, uno dei funghi più prelibati, uno dei funghi più delicati, uno dei funghi più digeribili. È un fungo che, a mio dire, ci sta benissimo nei risotti, soprattutto per quelle persone che non amano molto il sapore forte dei funghi. Vedete, più si scava sotto le foglie, più escono. Vedete? Quindi dovete scavare un po' con le mani. Vedete, qua ce ne sono altri che stanno per spuntare. Qui ne ho dimenticato uno e qui ce n'è uno un po' più grande. Vedete? Ma c'è un gruppo, eccoli qua. Poi, come dice il buon Vito, scavate, scavate sempre attorno attorno. Vedete che esce qualcos'altro. Cioè, guardate voi che condizioni. Devo chiudere il mio video. Mi sono poi leggermente incastrato, ma adesso troveremo la strada di casa addentrandoci nel bosco. Se vi è piaciuto questo video, quantomeno per il sacrificio che sto facendo per raccontarvi questa storia, lasciate un like e iscrivetevi al canale YouTube di Rimedi Divini.